se mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un vecchio, tutte le gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che è vecchio, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Che camminare in mezzo alle loro bandiere durante questo corteo per me rappresenta davvero il senso di essere insieme, di essere uniti, di avere un futuro. È stato emozionante ed è bello. Grazie a ciascuno di voi che siete qui, grazie al Conservatorio Niccolò Paganini che questa sera, per concludere il programma delle nostre celebrazioni del 25 aprile che si è aperto ieri con Marco Rinaldi, che ringrazio anche se non c'è, che ha fatto Cenere in teatro, questa sera ci offriranno in teatro una, non lo definisco concerto, è una comunicazione bellissima in musica, poesia e parole di resistenza e resistenza. Se volete abbiamo qui qualche, è sul tetto della macchina grigia, quell'altra, quella a fianco, se volete distribuirle abbiamo qui qualche programma. Ringrazio Marco Bettucci che è qui con noi e che questa sera dirigerà, ha scritto e ha arrangiato lui questo bellissimo momento al quale vi invito davvero tutti davvero ad essere presenti. Sarà una cosa breve, sobria, ma assolutamente intensa e significativa. Grazie anche a chi ci sta aiutando, a vice sindaco credo, poi dicono che è il sindaco che fa tutto, invece anche il vice fa la sua parte, che ci sta aiutando a deviare il traffico, perché ho voluto che la strada, le strade del nostro paese, questa strada, questa mattina fossero sufficientemente accoglienti per tutto il tempo che ci serviva. Grazie davvero a tutti e buon 25 aprile. Thank you.